venuta fuori dal sondaggio e facciamo una breve, un'altra breve introduzione. Abbiamo detto il sapere, la cultura come difesa, abbiamo detto la cultura come rilancio nella costruzione di un futuro. Abbiamo tutti letto il bellissimo articolo del collettivo Booming, che cerca, dopo le prime comparse del book block a cui hanno dato loro il nome, di tessere un filo rosso, una connessione, diciamo, più organica a quanto insieme lo sfilare di quei libri in piazza a difendere gli studenti, a difendere il nostro futuro, cercava di rappresentare. I titoli che sono venuti fuori rappresentano bene la diversità, rappresentano bene questa specie di biblioteca che esce fuori dall'università, che contamina tutta Europa, che conquista le strade, che assedia palazzi del potere, esce bene fuori tutta questa differenza, e spiega a tutto il mondo come la ricerca, i percorsi formativi non siano percorsi lineari. Quel movimento che tiene dentro le differenze, tiene dentro la difesa dei diritti comuni, e questo l'elenco di libri lo esprime assai bene. A partire dalla ventesima posizione a salire abbiamo I demoni di Dostoevskij, alla diciannovesima il libro di Stefano Benni, Comici spaventati guerrieri, Shock Economy di Klein alla diciottesima, una dedica che facciamo agli studenti inglesi, La tempesta di Shakespeare al diciassettesimo, un'altra dedica venuta nella posizione immediatamente successiva, la sedicesima, ai compagni greci, sono stati protagonisti di duri attacchi al centro di lotte studentesche assai aspre negli ultimi anni, con l'Odissea di Omero, Dizzo al quindicesimo, casino totale, il manifesto Cyborg alla quattordicesima posizione di Haraway, Che cosa può un corpo, Deleuze alla tredicesima, del collettivo Luther Blissett adesso Wuming Q alla dodicesima posizione, all'undicesima La divina commedia di Dante, in ogni caso Nessun rimorso di Cacucci alla decima posizione, Il dottor Zivago di Pasternak alla nona, all'ottava e alla settima posizione, due libri importanti che hanno da cui sono usciti due film altrettanto noti, Fight Club di Palahniuk e Fahrenheit 451, perdonate, questo è il comune che chiamo, di Ray Bradbury, al sesto posizione L'etica di Spinoza, Noi saremo tutto di Evangelisti alla quinta posizione, alla quarta L'origine della specie di Darwin, Il cavaliere inesistente di Calvino alla terza, e i più votati in seconda posizione Il 1984 di Orwell e la volontà di sapere di Foucault. Questa prima posizione penso che sia andato un dato molto importante che fa capire quanto noi abbiamo fatto nostro il celebre aforisma, che il sapere non è fatto per comprendere ma è fatto per prendere una posizione.